Spirito Santo, ti chiedo di aprire l'udito del mio cuore, affinché io possa accettare e custodire la tua parola che ha il potere di crearmi di nuovo. Ti invito, Spirito Santo, all'ascolto e alla meditazione della tua parola. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato levato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Dal diario di Santa Faustina. Ti innalzo fino a me, non perché abbia bisogno di te, ma unicamente per la mia misericordia ti dono la grazia di unione. Gesù, o mio Maestro, guidami tu, disponi di me secondo la tua volontà. Purifica il mio amore affinché sia degno di te. Fa di me quello che desidera il tuo misericordiosissimo cuore. O volontà di Dio, tu sei il mio nutrimento e la delizia dell'anima. Quando mi sottometto alla santa volontà del mio Dio, un abisso di pace inonda la mia anima. O mio Gesù, tu non dai la ricompensa per il successo dell'opera, ma per la volontà sincera e per la fatica sostenuta. Per questo sono pienamente tranquilla, anche se tutte le mie iniziative ed i miei sforzi venissero annullati o non fossero mai realizzati. Se avrò fatto tutto ciò che è in mio potere, il resto non è affar mio, e perciò anche le più grandi tempeste non turberanno la profondità della mia pace. Nella mia coscienza dimora la volontà di Dio. Mi fido abbastanza di Gesù da far uscire queste parole dal mio cuore: fa di me ciò che desidera il tuo misericordioso cuore. Thank you.
Grazie Dio misericordioso per la grazia della fede, grazie alla quale la tua parola ha il potere di guarirmi, trasformarmi e crearmi di nuovo. Ti adoro per tutte le grazie che mi hai preparato in questo giorno nella tua bontà. E ti chiedo che oggi io possa condividere la buona novella con le persone che metti sul mio cammino. Aiutami a testimoniare la potenza della tua misericordia, che è così grande che nessuna miseria potrà mai esaurire e nessuna mente, né umana né angelica, riuscirà a conoscerla per tutta l'eternità, come scrisse Santa Faustina. Maria, Madre del Verbo, guidami.